vero modo fatte per iniziare a muovere i primi passi in sella e altre più evolute che invece ben si prestano ad accompagnarci nella nostra fase successiva di motociclisti. È invece complesso trovare moto che sono guidabili con la patente A2 ma che riescono tranquillamente a portarci avanti anche negli anni successivi. Triumph Trident 660 è una moto giovane, facile, che non costa una fortuna ed è capace di mettere insieme prestazioni e sensazioni da grande. Ecco perché il suo cool factor non poteva che essere l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Siccome anche l'occhio vuole la sua parte, allora diciamo tranquillamente che Triumph Trident l'occhio lo ripaga davvero bene, perché è ben fatta, è molto carina e si adatta sia al pubblico giovane, ma è una moto matura, perché appunto realizzata con cura da parte delle colorazioni, per quanto riguarda i blocchetti, la strumentazione TFT, che è un bianco e nero, ma che si vede molto bene e contiene tutte le informazioni del caso. Questo esemplare però non è 100% di serie, ci sono degli optional montati su. E allora ecco che la livrea è un optional da 100 euro, questa scritta Triumph a contrasto nero-bianco sul serbatoio appunto è a pagamento, le maniglie al costo di 177 euro sono un optional, così come il piccolo cupolino qui davanti alla strumentazione, anche lui per 170 euro. E poi, non si vede da lì, ma c'è anche il Triumph Shift Assist, il cambio elettronico di Triumph a 367 euro. Anche osservando la scheda tecnica si intuisce che Trident è una moto matura. Perché? Perché il motore 3 cilindri da 660 cm cubi eroga a piena potenza 81 cavalli a 10.250 giri minuto, mentre la coppia è di 64 Nm a 6.250 giri. E anche la dotazione elettronica è da moto grande a tutti gli effetti. Un acceleratore ride-by-wire, due mappe motore, road e rain, il controllo di trazione che è disinseribile, insomma una dotazione anche elettronica estremamente ricca. E anche la ciclistica della piccola 3 cilindri Triumph è una ciclistica di sostanza. Al telaio tubolare in acciaio, così come al forcellone bibraccio in acciaio, sono abbinate sospensioni Showa, forcella steli rovesciati da 41 mm davanti e un mono ammortizzatore al posteriore regolabile nel precarico. Per quanto riguarda invece l'impianto frenante è marchiato Nissin. Due dischi da 310 all'anteriore, morsi da pinza d'attacco assiale a due pistoncini, mentre al posteriore abbiamo un disco da 255 mm con pinza a un pistoncino. I cerchi sono da 17 pollici, questi in alluminio però, mentre le gomme sono 120/70 e 180/55 al posteriore, Michelin Road 5. Ed eccomi in sella per raccontarvi come va su strada. La posizione di guida è alla portata davvero di tutti, perché la sella è a 805 mm da terra e lo vedete, dal mio 1,80 m ho le gambe ampiamente rannicchiate, quindi veramente tocco con entrambe le suole con un'estrema facilità. Quindi anche chi non svetta si sentirà a posto da questo punto di vista. Qua nel mezzo è davvero molto molto carina, perché il serbatoio è bello affusolato, lascia spazio per le gambe anche a chi le ha un po' più ingombranti e quindi riesco a stringere davvero molto molto bene il serbatoio e ad avere un pieno controllo. Ciò che c'è di buono è che anche il manubrio è piuttosto vicino, quindi la sensazione è quella di avere una moto estremamente compatta, estremamente corta, che mi dà già un'idea di quella che sarà l'agilità una volta in movimento. Le leve sono ruotate leggermente in avanti, quindi non posso dire che ci sia carico sui polsi, però la posizione è un minimo protesa in avanti, a caricare un po' l'anteriore. Quella sensazione di leggerezza, di compattezza che si prova una volta in sella, la si ritrova anche in movimento. Infatti questa Trident è veramente molto molto agile e sicuramente la gommatura Michelin ha la sua importanza, perché conferisce a questa anteriore una sensazione di agilità più che di stabilità. Non che manchi in senso assoluto la sensazione di sicurezza, perché la moto è veramente molto precisa, ha un grandissimo rigore direzionale, una volta impostata la traiettoria va dritta dove si dice,
prende subito la corda, insomma trasmette delle sensazioni in questo senso non solo da moto grande ma anche da moto grande e sportiva, con una bella attitudine ad affrontare le curve con un certo piglio. Ma non è soltanto la ciclistica a essere cucita molto molto bene, perché uno dei grandissimi protagonisti, se non quello in assoluto, è il motore tre cilindri, che si fa trovare pronto, elastico in basso, ma soprattutto pastoso ai medi regimi. E cosa non da sottovalutare, soprattutto per il pubblico più giovane, ha un sound veramente veramente coinvolgente via via che si sale di giri, e soprattutto una bella spinta visti gli 81 cavalli. La sportività di questo bel motore tre cilindri è ulteriormente enfatizzata dal cambio quick shifter optional, che rende ovviamente ogni passaggio di marcia una esperienza assolutamente goduriosa. Ma la sportività del motore e le sue prestazioni sono ben imbrigliate all'interno della ciclistica, che lavora bene, e anche l'elettronica dà una mano. Ma partiamo da aspetto sospensione e freni. Le sospensioni non hanno una travatura particolarmente confortevole, c'è un piglio decisamente più verso la sportività, in particolar modo per il posteriore, che lavora bene nella maggioranza delle situazioni, ma quando trova un'asperità un po' più importante ha una risposta secca, quindi preparatevi a molleggiare con le vostre gambe. Per quanto riguarda invece l'aspetto della frenata, l'anteriore si contraddistingue per una fase d'attacco piuttosto morbida, davvero a prova di neofita, ma poi una volta strizzato con un po' più di vigore ha una potenza assolutamente all'altezza delle prestazioni, e anche la modulabilità non ne risente. Il posteriore dal canto suo invece ha bisogno di essere spremuto un po' più a fondo, ma anche lui non manca di potenza. Vi raccontavo prima della componente elettronica e adesso vi racconto in due parole come funziona. L'ABS ha due canali e non è invasivo, funziona bene, non ha mai un intervento particolarmente noioso. Per quanto riguarda il controllo di trazione, la cui gestione attraverso il blocchetto di sinistra sulla strumentazione, sul display TFT, è piuttosto semplice, dico per disattivarlo, attivarlo, funziona bene. Diciamo che sul contesto quotidiano di utilizzo, soprattutto tra le curve, non si sente particolarmente il suo intervento, ma se si va a dare un colpetto di frizione di troppo in uscita di curva per esagerare con la spinta, oppure si va in città a piglio deciso sul pavé, quindi dove la moto va a saltellare, allora lì ho trovato un intervento un po' più invasivo, un po' più conservativo, col motore che viene tagliato abbastanza bruscamente. Va anche ricordato però che questa è pur sempre una moto che nasce per i neofiti. Insomma, il carattere di questo motore tre cilindri ve l'ho raccontato, credo, e parte delle sue caratteristiche portano anche a dei leggeri difetti, per così dire. Il motore, infatti, che tutto sommato non ha un vero e proprio effetto on-off, ma ha un'erogazione un po' appuntita, potrebbe piacere a chi cerca la massima sportività e potrebbe invece magari alla lunga infastidire per chi vorrebbe un'erogazione un po' più morbida. Ricordo comunque che c'è la possibilità di intervenire sulle mappe motore, perché ce ne sono due, e quindi ad andare ad ammorbidire, diciamo, questo aspetto utilizzando magari la rein in qualche contesto. E poi cos'altro? Beh, il carattere del tre cilindri fa sì che ci sia anche qualche vibrazione ad alta frequenza, in particolare si avvertono sul manubrio. In senso assoluto non è un qualcosa che va crescendo e che trova un particolare fastidio, però è una presenza, diciamo, continua. Nonostante questo, a 130 in autostrada Trident non soffre particolarmente, perché rimangono piuttosto costanti. Infine un ultimo cenno, quello dei consumi, che sono comunque buoni: 5,3 litri per 100 km nel nostro percorso tra città, extraurbano e autostrada. E arriviamo adesso a tirare le fila di tutto questo bel discorso per quanto riguarda Triumph Trident 660. Allora, il design lo vedete, è bello, è giovane e quindi secondo me piace veramente a molti, giovani e meno giovani come il sottoscritto. Ma soprattutto è una moto che ha un carattere e delle prestazioni complessive, non solo quelle del motore,
che si prestano sia al neofita, perché si fa condurre piuttosto bene ed è imbrigliata all'interno di una ciclistica ben fatta, un'elettronica che comunque appunto riesce a gestire anche quelli che possono essere gli errori della guida, ma che dà anche grande soddisfazione nel momento in cui si va a spingere e a osare un po'. Ecco perché il pubblico di Trident è sicuramente quello giovane, certo, ma perché no anche qualcuno con l'età un po' più avanzata, appunto proprio come me, potrebbe sceglierla come prima o seconda moto, perché alla fine dei conti si fa volere un gran bene. Ma se all'inizio vi parlavo di rapporto qualità-prezzo, un motivo ovviamente c'è, e adesso arriviamo al dunque. Il prezzo della Triumph Trident infatti è a partire da 8.395 euro. Così configurata, come vi ho accennato all'inizio, quindi con questa serie di optional, invece il prezzo sale a 9.200 euro. Io vi ho raccontato cosa penso di Triumph Trident 660 e soprattutto qual è il suo cool factor. Adesso però la palla passa a voi e quindi fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto il video e cosa pensate della piccola tre cilindri inglese. Non dimenticatevi di seguirci sui nostri canali social, Facebook, Twitter e soprattutto Instagram e TikTok, che ultimamente stanno spopolando. E poi non dimenticatevi di andare sul sito www.motorbox.com per tutti gli approfondimenti del caso e tutte le informazioni che non siamo riusciti a raccontarvi in questo video. Come al solito vi ringrazio e vi rimando al prossimo. A presto!